Divide gli spettatori di Time Out, speciale elezioni, una delle due donne candidate alla presidenza della regione Umbria. Grazie per essere con noi, a Martina Carletti. Buonasera a lei. Come sta? Molto bene, un po'. Riconquistare l'Italia com'è? Riconquistare l'Italia è in... siamo in un cammino lento ma progressivo, inarrestabile. Ecco, quindi lei qui ce lo deve spiegare, perché obiettivamente ci sono movimenti, no? Oppure partiti che sono molto conosciuti, altri meno conosciuti. Sicuramente riconquistare l'Italia è uno dei meno conosciuti. Ci dice come nasce, mi ha detto non è un movimento, è un partito. Come nasce, che cosa vuole? Assolutamente, riconquistare l'Italia è la lista locale con la quale noi ci candidiamo nelle diverse competizioni elettorali, espressione del Fronte Sovranista Italiano, che è un partito nazionale nato nel 2016. Noi siamo coloro i quali hanno coniato il termine sovranismo, che poi ci è stato sottratto abilmente sottratto dalla Lega Nord, sì, okay, per motivi elettorali, strumentali, a quanto abbiamo visto, perché poi questa propagandata lotta contro i poteri di Bruxelles era solo pura propaganda, perché il giorno dopo le elezioni hanno abilmente buttato, dismesso la felpa Basta Euro, che comunque era una visione parziale, insomma, del sistema di valori in cui in realtà noi siamo stati gettati negli ultimi 30 anni. L'idea del sovranismo a me crea personalmente qualche problema, perché una famiglia, no, con molti debiti, e l'Italia è una famigliona con tantissimi debitoni, voglio dire, non è che può andare in vacanza facendo finta di niente, se non sono d'accordo anche le persone che stanno intorno, in questo caso le famiglie che stanno intorno, che sarebbero quelle dell'Europa, magari anche quelle del mondo intero. Che dice lei? Ma guardi, io le dico che in realtà sono tutti problemi che noi abbiamo avuto da dopo Maastricht, cioè con l'entrata nell'euro, sono tutti problemi che fino a quando avevamo una Banca d'Italia che si finanziava ed era pubblica, non era un gruppo di banche private come la BCE, noi non avevamo tutte queste difficoltà. Insomma, in effetti nel periodo precedente il debito pubblico non era così esploso come adesso. Adesso, dovendo richiedere risorse al mercato, i mercati finanziari strumentalizzano molto questo attraverso lo spread e quindi in qualche modo corrompono la competizione elettorale, mandando al governo certi governi e creando delle grandi difficoltà ad altri. Ecco, e quindi lei dice, se noi riusciamo a rifare dell'Italia, no, un paese che ha a cuore il suo destino e vuole imporsi, no, come nazione, risolviamo qualche cosa? No, ma noi non dobbiamo assolutamente imporci come nazione, noi dobbiamo applicare la Costituzione in senso neutrale, cioè in senso conservativo di quelli che sono i diritti delle persone più deboli, prima di tutto, e poi comunque di tutti i cittadini, cosa che in realtà avendo una classe dirigente esterofila fino al midollo non viene fatto da più di 30 anni, ecco. Quindi tutte le riforme sono state messe in essere da una unica classe dirigente, che è quella liberale, il Partito Unico Liberale, rappresentato equamente da destra a sinistra, adesso con l'ultimo accordo tra PD e Movimento 5 Stelle anche da... Prima anticasta, lei dice, no? Esatto, anche da questo movimento. Esatto. E voi cercate di riempire questo spazio invece, esatto, che c'è. Lei è una di quelle che si iscrive al tutti i guai dell'Italia cominciano dall'euro, la maggior parte dei guai dell'Italia cominciano dall'euro? No, assolutamente no, io credo che i guai dell'Italia inizino già da prima, già da Maastricht. Noi ormai siamo in una zona in cui c'è libertà di circolazione di merci, capitali e persone, ed è questo il vero problema. Noi non possiamo fare politiche di piena occupazione, non abbiamo più un piano industriale, quindi un piano serio di sviluppo. Abbiamo assistito, soprattutto qua in Umbria, ad una deindustrializzazione progressiva e costante. E questo chiaramente non è un caso, è frutto di precise scelte politiche, okay, che abbiamo subito okay, in tutti i settori della vita pubblica. Mi dica questo, lei lo sposerebbe uno slogan di questo tipo? Umbria first?
sul modello trampiano, no? Umbria first, la prima, Umbria prima l'Umbria, prima gli Umbri. No, credo di no, perché noi intanto lavoriamo per l'Italia, quindi per l'interesse nazionale, e poi crediamo che tutta quest'ulteriore regionalizzazione che è stata implementata con le riforme, sempre volute insomma da una logica europea, ha creato, ha acuito delle grandi differenze sia economiche sia sociali tra i diversi cittadini delle varie regioni d'Italia. L'Umbria, come vediamo tutti, si è trasformato in un nuovo mezzogiorno. Noi sappiamo che i dati sulla disoccupazione hanno superato il 10%. Questo ovviamente, ripeto, non è frutto di caso, è frutto del fatto che uno Stato ha sempre più sottratto a uno Stato che già era in difficoltà da parecchi anni, sono sottratte sempre più risorse, invece di fare investimenti pubblici viene tagliata la spesa lei, sociale. Lei, diciamo che qui c'è una lama che una lama calda nel burro, voglio dire, certamente l'Umbria ha dei problemi economici, l'abbiamo segnalato tante volte, e c'ha un numero che è veramente impressionante. Negli ultimi 10 anni, diciamo dalla crisi in poi, la crescita del PIL dell'Umbria è la peggiore in Italia, fatto salvo il Molise. Ma voi ce l'avete un'idea per ribaltare questo trend? Allora, guardi, noi abbiamo deciso di fare una campagna elettorale basata sulla verità, quindi non vogliamo parlare di bonus, non vogliamo parlare di promesse fino a se stesse, per un principio di verità che deve essere riaffermato, perché l'Italia prima di tutto ha bisogno di una classe dirigente che sia degna e seria da questo profilo. Quindi noi possiamo fare diverse cose, chiaramente non possiamo agire come lo dovrebbe fare lo Stato, insomma il governo a livello insomma gerarchico. Cioè, quindi lei è molto realista, ha detto, cioè esatto. Qui in Umbria si possono fare delle cose, non quelle che si possono fare in Italia. I cittadini si devono rivolgere a noi, ci devono conoscere per la nostra, prima di tutto per la nostra serietà, e quindi questo va detto come premessa. Secondo poi, possiamo fare diverse cose però, possiamo intanto agire sulle esternalizzazioni, sulle liberalizzazioni, sulle privatizzazioni che di continuo subiamo, soprattutto rispetto ai servizi pubblici essenziali, parlo in particolare della sanità, dei trasporti, delle infrastrutture anche. Su questo noi faremo una lotta senza quartiere a tutte le chiusure anche gli ospedali, alle chiusure dei punti nascita, al fatto che deve ritornare in mano al pubblico la gestione di tante cose, prima di tutto appunto dei servizi pubblici essenziali. E poi, per quello che è possibile, devono essere utilizzati quanti più fondi per dare un po' di respiro alla sanità. Io ho visto che nell'ultima legge di bilancio sono previste più risorse su questo. Noi dobbiamo cercare di dare un po' di respiro prima di tutto alla sanità, al fine insomma di trasformarla in qualcosa di accessibile a tutti. Accessibile a tutti. Lei è giovane, io sono vecchio, però lei è sicura che il pubblico poi funzioni? Cioè, noi abbiamo grandi esperienze di pubblico che è carrozzone, pieno di gente che non fa quello che dovrebbe fare, con grandi difficoltà sia a dare i servizi, sia a, come dire, creare una moralità complessiva nella società. Lei dice che invece ci crede nel pubblico? Ma guardi, io non solo ci credo, ma credo che al pubblico debba essere destinata una grande attenzione, sia per quanto riguarda un discorso di morale, di civismo, che deve essere ovviamente una forma di educazione promulgata anche dal sistema scolastico, prima di tutto. E poi deve essere implementata assolutamente la formazione del dipendente pubblico, una continua formazione, anche sotto il punto di vista della produttività. Grande parte dei problemi che però abbiamo oggi riguarda una mancanza cronica d'organico. Quindi noi non siamo in una situazione in cui c'è lo spreco delle risorse, anzi siamo in una situazione in cui le risorse vengono tagliate da circa 30 anni. Quindi lo spreco, la corruzione, sono fenomeni umani in quanto tali, ci sono sempre stati, ma sono stati utilizzati come stratagemmi per scardinare lo Stato sociale. Questo non è più accettabile in un paese civile.
è un discorso comunista il suo, come diremmo, no? In termini generali, un discorso comunista, lei si sente comunista dicendo queste cose? No, guardi, io mi sento... Dato che io ci sono candidati comunisti, no? In questa tornata. Veniamo scambiati, cioè non è che veniamo scambiati, è che è la questi sono i valori della Prima Repubblica. Che sono stati offuscati, raccontati in maniera strumentale, ma in realtà quello di cui le parlo io è contenuto nella Costituzione, sono i principi della Costituzione. Sovranismo è nato come uscita dall'euro, dall'Unione Europea, ma per riapplicare la Costituzione. Quindi noi sappiamo, abbiamo un programma su ciò che dobbiamo fare dopo, perché sappiamo che tutto ciò che era contenuto nella Costituzione è stato disapplicato dal 92 in poi. Quindi se i comunisti sembrano parlare come noi, in realtà perché i comunisti furono coloro i quali contribuirono a realizzare la Costituzione, a scrivere. Noi in realtà siamo un partito socialdemocratico e ci sentiamo tali. Perfetto, ma per l'Umbria una cosetta, la farebbe una cosa precisa. Lei è ubina, molto testarda, si vuole giovane testarda e ripeto una delle due donne, perché sono solo due, su otto sono soltanto due, ma dico giovane testarda, ma con una cosa per l'Umbria, ce l'ha in mente, diciamo. Non la voglio fare presidente, perché ne ho fatti già tanti di presidenti, anche per un minuto solo, però una cosa precisa, una, due cose le farebbe per l'Umbria, c'ha in mente per l'Umbria specifiche. Allora, guardi, noi abbiamo nel nostro programma l'intenzione di creare un marchio unico territoriale per l'Umbria. È un esperimento riuscito già in altre regioni. Sappiamo che potrebbe essere un importante stratagemma di tutela prima di tutto per il settore agroalimentare ma anche per il turismo. Creare un ombrello che difenda i prodotti appunto dell'Umbria e quindi in un certo qual modo difendere la produzione del posto dall'estrema competizione cui siamo sottoposti purtroppo con le politiche di concorrenza spietata che ci vengono prescritte dall'alto. Bene, allora avete sentito bene, avete preso note appunto per riconquistare l'Italia che adesso va a spiegare perché deve essere votata da voi in questa elezione. Due minuti, io li conto, parte, via. Dunque io vi chiedo di votarci perché deve finire l'epoca del voto utile, prima di tutto. Noi dobbiamo tornare non a votare contro qualcuno, ma a votare per qualcuno. Quindi se ci stimate, se credete che tutte le speranze che avevate in partiti che poi si sono rivelati il contrario di quello che avevano propagandato, penso ad esempio al Movimento 5 Stelle che si presentava come un partito rivoluzionario rispetto a quello che era accaduto finora. Se siete stati delusi perché credevate che la propaganda no euro della Lega avesse un qualche fine programmatico e serio, teorico, io vi chiedo se vi siete resi conto che tutto quello che stiamo vivendo è in totale contrapposizione e sta peggiorando assolutamente le cose. Se credete che la politica debba tornare ad essere un qualcosa di popolare, votate a riconquistare l'Italia. Stiamo costruendo il partito, ci libereremo. Mi dice, come curiosità mia, ma anche per gli elettori, quando vi presentate nelle piazze, andate a fare comizi, insomma, quello che fate, però a contatto con le persone, con gli umbri normali, che vi rispondono? Sono molto... Chiaramente dopo una propaganda di tutti questi anni martellante su TV e media è un po' complicato perché le nostre ragioni non possono essere spiegate con messaggi di propaganda come avviene adesso in un minuto netto. Molto però semplificati, dice lei, non semplificati. Molto semplificati. In realtà noi crediamo che la politica debba tornare prima di tutto ad essere dignità. E quindi noi non dobbiamo più parlare secondo i principi di quello che è il marketing politico, quindi questa presenza anche martellante ovunque su TV e giornali. Non deve essere un qualcosa di nauseante, i cittadini devono tornare a partecipare con gioia ed affidandosi a persone che ritengono serie e che credono possano apportare un cambiamento ma su idee, su una storia anche dell'Italia che è una storia gloriosa che nessuno racconta più.
ma gli umbri che sono diffidenti, è questo, io dico, sono di solito proprio per tradizione, gli umbini, no, diffidenti, un po' chiusi, un po' diffidenti, vi accettano, vi considerano, vi prendono con simpatia, oppure no? Ma guardi, all'inizio... è proprio una cosa personale, all'inizio, no, non più di tanto, ma noi siamo abituati perché sappiamo che all'inizio per farsi stimare dalle persone è un percorso lungo, noi infatti ci siamo abituati ad avere molta pazienza. La militanza politica prescrive questo, essere molto pazienti, disciplinati, convinti dei valori che si difendono e disposti anche a portarli avanti fino a quando non si affermeranno. Ecco, e diciamo il progetto conclusivo, per chiarirlo bene ai nostri elettori, diciamo fare un partito sovranista che riconquisti l'Italia e che sia sovranista sul serio, non per tattica, dite voi. Insomma, assolutamente. Ecco. Noi in realtà vorremmo tornare ad una logica non maggioritaria. Noi vorremmo che in Parlamento esistessero tanti partiti che partono dai nostri presupposti, che appunto sono opposti a quelli liberali del PD, del Movimento 5 Stelle, di assuefazione alle logiche europee. Noi vogliamo, anzi speriamo, che tra 10 anni il Parlamento sia in maggioranza sovranista, cioè che riparta dalla Costituzione. Poi ci si può dividere su altre cose, però sui valori fondamentali. Diciamo sovranista anche in partiti diversi, lei dice, come ideologia sovranista. Assolutamente, come idea noi sovranista. Ci consideriamo la frazione di una futura alleanza, quindi chiediamo appunto alle persone di militare, di tornare alla politica partecipata per costruirla questa alternativa. Ecco, vede, serviva, questo chiarimento serviva. Grazie tanto a una delle due donne candidate alla presidenza, grazie a riconquistare l'Italia, lo ricordo a tutti voi, grazie per la sua pazienza, anche è stata molto paziente, grazie a voi che ci seguite, prendete nota, 27 ottobre dovete votare molto molto informati e noi siamo con voi, continuiamo a darvi informazioni, tutto quello che serve. Grazie per l'attenzione intanto.